Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist integrali. Se avete un compito sugli integrali e avete già visto tutti i video sulle singole formule di integrazione, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Qui avete un riepilogo delle formule sugli integrali. Partiamo subito con un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. 7 fratto x, noto subito che è della formula ln, quindi ricopio il 7 e scrivo ln di x. Secondo termine, l'integrale di e alla, come c'è scritto qui, è sempre e alla. 2 sin x sarà meno, perché più per meno fa meno, 2 cos x. Meno 3 alla è meno 3 alla fratto ln di 3, mentre l'ultimo termine si riconduce alla tangente. Ricordatevi di mettere sempre il più c alla fine. Facciamo un altro esercizio. Il primo termine si riconduce a meno cotangente e per il meno 4 che c'è davanti scriveremo più 4 cotangente. Qui siamo nel caso x alla n e quindi devo fare x alla 3 più 1, quindi 4, x alla 4 fratto 4. Qui siamo sempre nel caso x alla n, perché se lo riscriviamo in maniera più intelligente, questo è meno 1 x alla meno 2, perché per portare x sopra devo cambiare segno all'esponente. E quindi, secondo questa formula, devo fare x alla meno 2 più 1, che fa meno 1, fratto meno 1. L'ultimo termine si riconduce alla formula dell'arco tangente, con 8 che lo moltiplichiamo davanti. Meno per meno fa più. E possiamo scrivere questo termine riportandolo giù. E quindi verrebbe 1 fratto x. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.